Vicenza la First Lego League Competition. L'importanza di questa giornata? È una giornata di allegria per le squadre che partecipano. Sono tutte squadre che provengono da scuole ma anche da associazioni. L'amore che li unisce è quello per la robotica educativa, che serve per studiare in modo divertente materie diciamo di solito difficili come la matematica, l'informatica, la tecnologia. Averla a Napoli questa manifestazione per tutti i ragazzi è molto importante, perché ha permesso di raggiungere la sede per le qualificazioni regionale in modo agevole, cosa che non era stata spesso prima, perché le qualificazioni si potevano tenere a Pistoia oppure a Catania, quindi diventava dispendioso economicamente, ma anche organizzare tanti ragazzini, le squadre, è molto complicato, diciamo, spostarsi con tutta la clac, anche se ci fa molto piacere, perché uno dei motivi per cui si fa la manifestazione non è solo quello dell'aspetto tecnico o della competizione scientifica, ma anche del core values, che sono un elemento importante di questa gara. Noi siamo la squadra dei termali della scuola Nicola Amici, scuola media di Acqua Santa Terra, in provincia di Ascoli Piceno. È il primo anno che partecipiamo a questa manifestazione e abbiamo cominciato un po' tardi a lavorarci, perché per i problemi che ci sono stati, insomma, tra terremoto e neve, abbiamo tecnicamente concluso l'iscrizione a dicembre e abbiamo cominciato a lavorare a gennaio. E con noi dello stesso ISC ci doveva essere la squadra di Arquata del Tronto, la Rocca, che purtroppo per una serie di problemi logistici non è potuta venire, e quindi idealmente noi li abbiamo portati con noi. Nel nostro cartellone c'è anche la loro foto. Tecnicamente siamo nello spirito due squadre, fisicamente una sola squadra. Il nostro progetto tecnico si chiama Fattorino e lo spiegheranno loro il motivo, insomma, ci diranno il motivo del titolo e in cosa consiste. Allora, noi abbiamo deciso di parlare della fattoria in quanto abbiamo la nostra segretaria che era proprietaria di una piccola e media fattoria e che con i problemi legati al terremoto, alla neve, non ha potuto più mantenerla e quindi ha dovuto venderla. Noi con la robotica, la scienza, la tecnologia abbiamo cercato di risolvere tutti i problemi che ha incontrato lei e anche gli altri fattori, in modo che si riuscirà in futuro a mantenere anche da lontano, da casa magari, una fattoria con igiene, con tutti i limiti del possibile che si può fare. Abbiamo fatto varie soluzioni, e tra cui quelle del cancello, in cui c'è un cancello che quando passano le mucche lui li chiude alla fine del passaggio, e poi c'è un cancello d'ingresso dove ci sono un trasmettitore e un ricevitore infrarossi che al passare della mucca si apre il cancello e alla fine di tutte le mucche si richiude. Poi abbiamo visto il problema del mangime per il cibo per le mucche, e abbiamo visto su tre silos con contenitori, abbiamo messo delle granaglie, la farina e il foraggio. Il foraggio viene sminuzzato tramite un processo che è dentro al contenitore, poi granaglie, farina e foraggio vengono mescolati in un raccoglitore grande e il risultato che si ottiene passa tramite un nastro trasportatore che offre cibo alle mucche. Noi siamo del liceo scientifico di Amatrice, prima, seconda e terza, e questo è il primo anno che partecipiamo a questo evento. E comunque vedo persone molto molto preparate, molto molto tecniche, con progetti veramente ad alto livello. E noi siamo stati onorati di poter partecipare a questa competizione, se così la possiamo chiamare. E noi ovviamente, pensando alla nostra situazione, abbiamo realizzato il nostro progetto, che è una specie di macchina, se così la possiamo chiamare, di piccole dimensioni, capace di raggiungere luoghi non raggiungibili dall'uomo, di conseguenza aiutare e velocizzare i soccorsi a persone e ad animali colpite ovviamente da qualche disastro
prendendo ad esempio il terremoto. E qui ovviamente stiamo cercando di comunque mettere in funzione il nostro modellino. Quest'anno era il rapporto tra l'uomo e l'animale, quindi abbiamo, con i bambini abbiamo cercato di capire quale poteva essere l'animale da prendere in considerazione. Abbiamo diviso in squadre, ogni squadra ha detto un nome. Alla fine quello che è risultato più gettonato è stato l'orso, e quindi ci siamo cominciati a informare sull'orso del Parco Nazionale d'Abruzzo e abbiamo contattato un'associazione Salviamo l'Orso. E quindi abbiamo cominciato a capire perché l'orso si sta estinguendo. Ci sono 850 esemplari nel Parco Nazionale d'Abruzzo e sono in un territorio molto limitato, e quindi per questo devono cercare di espandersi. Però c'è il problema delle strade limitrofe al parco, per cui gli orsi, quando cercano di uscire dal parco, vengono a volte investiti oppure finiscono nelle reti dei cacciatori. Insomma, abbiamo analizzato le varie problematiche e abbiamo visto che c'è una soluzione in Umbria che stanno usando per la fauna, che si chiama Life Strade, un progetto europeo, che abbiamo quindi proposto di portarlo anche nel Parco Nazionale per poterlo usare per proteggere l'orso.